Ciao, questo è il solito video che faccio quando riesco a recuperare nel guardare qualche film nuovo che mi sono andato a vedere. Questo film che si chiama La Terra Promessa, che è un film del 2023. Però visto che adesso lo hanno messo sulle solite piattaforme, lo sono andato, come stavo dicendo, a recuperare nel guardare che è uscito alla fine dell'anno scorso, del 2023, che il primo trailer di questo film è stato diffuso a fine di agosto. Il 24 agosto del 2023 è stato diffuso il primo trailer. Dopo, verso la fine dell'anno, hanno fatto anche uscire i film che come fi film, come paese di produzione, prende tre paesi tra Danimarca, Germania e Svezia. Che a parte della regia, che il regista di questo film è questo Nikolaj Arcel, che come genere storico, drammatico, che su certi punti magari di vista, magari questi film storici così drammatici sono sempre belli da andarsi magari come si dice, per andarsi lì magari a recuperare nel guardare. Che dura anche quelle 2 ore e 10, quasi 2 ore e 5 minuti di film, quei 127 minuti quasi di film, che essendo magari storico come film, questa durata di queste 2 ore, come cosa magari ci può anche stare. Che la trama del film è stata tratta dal romanzo di questo di questa Ida Jessen, che come si dice, che è ambientato nel mille come si dice 1775. Che il capitano Ludwig von Allen, dopo aver combattuto per molti anni nell'esercito, una volta in congedo dopo la fine della guerra, decide di realizzare un progetto che sembra una pura e semplice utopia. Che l'idea è quella di rendere coltivabile la brutta ed arida bruccheria che copre la vasta area del paese, che gli viene concessa la possibilità solo perché non chiede finanziamenti immediati, ma solo un titolo nobiliare e dei diritti di proprietà qualora l'impresa avesse buon esito. Che non sa che ad attenderlo c'è un nobile latifondista privo di qualsiasi senso morale che si ritiene senza averne alcun diritto proprietario proprio del terreno, che più che altro magari la trama. Come si dice, la trama del film era questa qua, che magari detta magari in poche parole, che è ambientato nel 1755, in mancanza di altre prospettive, questo soldato Allen arriva nello Jutland per guadagnarsi magari da vivere coltivando la brugheria, questa brugheria è l'unica cosa che lì abbonda, oltre magari a nomadi e disperati, ma si scontra subito col potente proprietario terriero, questo Frederick de
Schinkel a causa di una donna e dell'avidità di sempre di questa persona che ha detto magari in poche parole la trama magari del film era questa qua, che non volevo magari dire particolari, ma magari particolare di come magari si svolge la trama, di come si svolge la trama per chi magari non l'ha ancora visto, però più che altro era questa qua, più o meno di cosa parlava questo film, che come è fatto magari il film, ho visto che merita, che come al solito magari vi lascio sempre come al solito sotto in descrizione il cast degli attori che hanno partecipato al video trailer, e se riesco magari a trovare qualche altra informazione magari in più sul film, trovate tutto sotto in descrizione, che da parte mia sicuramente è uno di quei film magari sicuramente magari è uno di quelli magari da consigliare, perché è fatto an anche bene, dopo essendo magari un film come si dice, più che altro magari può prendere magari oltre magari storico, drammatico, e più che altro può prendere anche biografico, però a chi piace questi film biografici, storici, sicuramente è uno di quei film da consigliare, da andarsi a recuperare, che anche se non è il mio genere come film, se è fatto male bene come questo qua, come stavo dicendo, è uno di quei film da consigliare. Dopo è uno di quei film che dura anche quelle 2 ore, che magari confronto ad altri, anche se dura un attimino di più, però merita, che anche come è fatto il film, che come trama è tutta lineare, non è che ci sono parti dove ti puoi magari annoiare, e anche come si sviluppa la trama durante il film, come sono girate le scene, come sono girate le scene, come si dice, è fatto anche bene come film. Niente, che quello che potevo dire su questo film l'ho già detto. Al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale. Per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!